la retro, fai il suo rumorino e andiamo. Ciao, andiamo in giro a provare questa macchina elettrica. Questo che modello è? Che macchina è la Dacia? Dacia Spring Comfort liscia, normale, diciamo. Liscia? Liscia, perché c'è il Comfort Plus. Ah, ok. Quindi questo è Comfort, ormai cambia l'autoradio, come abbiamo detto in tanti altri Ma video. Qui, come nelle macchine tradizionali, c'è cilindrata, non c'è cilindrata? No, come ci sono funziona? I kilowatt. Ci sono i kilowatt. Sono i kilowatt, che è come l'equivalente alla cilindrata. Sì, ti dice la potenza massima che puoi sviluppare. In questo caso siamo a 33 dichiarati. La realtà, il computer ci dice che arriva fino a 36, quindi circa 50 cavalli. Quindi quelle macchine, il Tesla più potenti o quelle, saliamo di kilowatt. È più pesante, okay, naturalmente, però anche tanti più kilowatt. Però è un concetto un po' strano, perché non è come la cilindrata del motore, che se tu hai una macchina che ha tantissima potenza di solito consuma molto di più, proprio perché hai tanti organi di più che girano, i 12 cilindri, tutta la trasmissione, certo, tutta la distribuzione, eccetera. Qua è il motore che è più o meno grande, in realtà il motore, come hai visto, è piccolissimo. È quasi non si vede neanche. Quindi, però, come hai visto anche nel comportamento stradale, è una potenza che ti consente di districarti in maniera ottimale per quello che deve fare. Assolutamente sì. Ciao, proviamo a vedere un attimino, sentiamo qua come si comporta sulla salitella. Sì, tenete conto che adesso siamo in eco, quindi stiamo consumando poco. Ok, quindi in questo caso c'è eco, va bene, quindi è l'entry level della potenza. Volendo togliamo l'eco, diciamo la versione sport, il motore, vedi come potete, senti? Il motore elettrico, per quanto sono ignorante io, è molto più performante a parità rispetto al motore. Allora, normale. Noi adesso partiamo da fermo. Questa poi è una gestione un po' strana, perché l'inizio non dà tutto subito. Vado, eh? No. Ok, sì, si sente adesso che senti non che va. Spinge. Poi, ok. C'è un momento tra i 30 e i 45 dove spinge molto di più. Che è come dire quando la coppia dei motori, sì, standard. Quelli... In realtà questa è una coppia di 125 newton metro, praticamente sempre costante, è il vantaggio dell'elettrico. Non essendoci, è incredibile, però non essendoci cambio, lui ha tutta la potenza praticamente sempre, quindi è fantastico questo concetto dell'elettrico. Ah, è vero che qui non ha cambio. Non ha cambio. Quindi abbiamo tolto anche una parte meccanica che è male. Che assorbe potenza. Che assorbe potenza e soprattutto fa frizione. Esatto, e quindi ti sembra un fluido nell'andare. Esatto, perché infatti è vero, anche più costante quando vado, non ho quegli sbalzi. No, che, no, che anche anche il cambio automatico in realtà non ha sbalzi. Sì, o ne ha meno. Ne ha meno, ma ce li ha. In realtà taglia l'alimentazione e per far entrare una frizione. Comunque un sistema, c'è poi il convertitore di coppia americano, ci sono vari sistemi, ma sono tutti sistemi molto energivori. Invece, okay, proprio per questo, la conversione, come spiegavo anche a Carlo, la conversione da, diciamo, da energia elettrica a energia meccanica è estremamente efficiente, cioè perdi poco. Se nella macchina termica tu hai 10 di energia teorica di un litro di benzina e quello che ottieni in meccanica è il 25%, qua arrivi all'85%. 90, considerando tutto, è circa l'85%. Ma proprio perché non c'è niente dove ci sono sprechi, non c'è cambio, non ci sono. Tieni conto che un cambio a 5 marce vuol dire che dentro ha decine di ingranaggi che continuano a ruotare, assorbendo potenza. Qui invece hai soltanto, credo, un paio di riduzioni e basta, magari c'è un epiciclo ideale che ha un rendimento elevato. Tu poi prima mi dicevi che quando poi freniamo mentre andiamo si ricarica tutto. Esatto, allora consideriamo. Ricarica tutto? Sì, sì. Una parte, una porzione. Consideriamo per esempio la salita del Mottarone. Noi abbiamo consumato nel vecchio video, lo vedete qua in alto, nel vecchio video abbiamo consumato per salire, siamo andati molto forte, però non è che cambia tanto andando forte e andando piano. 36 kWh per 100 km. Quel consumo in realtà è un consumo che hanno tutte le macchine termiche, quindi se pesa 1000 kg e devi portarla su per quel dislivello, quello consumi, è okay, proprio per la stessa definizione di watt. Però con la macchina termica, quando vieni giù, non puoi fare niente, puoi
trasformare l'energia in energia termica dei freni, ma non è che entra dentro la benzina al contrario, perché la benzina è andata. Quindi quando scendo in realtà ricarico totalmente. Non cioè, ricarico totalmente, no, e sono sempre ricarica. Ricarichi al posto, eravamo partiti al 67% di carica, siamo arrivati al 50%, in fondo eravamo al 55%. Beh, è tantissimo. È tantissimo perché più o meno abbiamo consumato qualcosina in più rispetto ad andare in pianura. E invece noi siamo andati in montagna, è pazzesco. È come il concetto dell'ascensore. L'ascensore come è fatto? Ci sono due cabine, una che va su, una che va giù. Chiaro. Se tu avessi un ascensore che ha il peso che sale, sì, esattamente uguale al peso che scende, tu sprechi soltanto l'energia che ti serve per far girare la fune. È quello stesso concetto. Noi siamo saliti e abbiamo recuperato l'energia che avevamo sprecato per salire, l'energia potenziale. Quindi è affascinante questo discorso, perché tu stai buttando via dell'energia che puoi buttare via in calore, ma in realtà la recuperi. Quindi è per quello che consuma di meno, soprattutto nei tratti, la stessa cosa della città. Perché la Dacia Spring consuma poco in città? Perché ogni volta che freni, ricarichi. Quindi io spreco energia per raggiungere una certa velocità, ma una parte di quella, non tanta, ma una parte, comunque la recuperi quando stai frenando. Ok, quindi mi dici anche però, se io faccio un tratto in autostrada, una macchina di questa tipologia qui è meglio in città che in autostrada. Allora, in autostrada non ha tanto senso, non perché senso. Non è una macchina particolarmente aerodinamica, è tipo una banda, eccetera. A velocità costante non c'è questo discorso della rigenerazione. Chiaro. Quindi tu butti via energia in attriti e basta, ma non recuperi mai. Quindi per assurdo, se la macchina termica funziona bene a velocità costante, più o meno, diciamo, questa funziona bene a scatti. Correggimi se sbaglio, è lo stesso concetto che ha l'ibrida tutti dicevano quando la stavo guardando, che se la uso in città e sono un taxista è perfetta, perché ogni volta si rigenera, avanti, indietro, frena, non frena e quant'altro. Se invece la uso per fare autostrada non aveva molto senso. Poi l'ibrida in realtà, correggimi, ha molta più manutenzione rispetto alla macchina di questa cosa qua. Infatti, l'avevamo pensato anche noi, allora prendiamo una macchina ibrida. No, perché la macchina ibrida ha un piccolo vantaggio, che è proprio quella della rigenerazione in alcune, come abbiamo detto, situazioni tipo Mottarone. Il problema è che la manutenzione ha la stessa manutenzione di una macchina termica e in più ha il peso della parte elettrica. Quindi tu hai una macchina che pesa, dovrebbe pesare 1000 kg come questa, ne pesa 1500 per recuperare quel poco di energia. Ne vale la pena? Non ne vale la pena. A questo punto non vale la pena. Essendo le macchine elettriche ormai, non dico consolidate, ma sì, possiamo dire che sono consolidate come tecnologia. Siamo all'inizio, no, siamo ancora all'inizio. Ci possono essere un sacco di evoluzioni. Però quello che è attualmente tipo Dacia, tipo macchine piccole, in realtà per l'uso che bisogna farne, cioè quello del cittadino, sono già superiori al termico. Quello di cui non sono superiori è se tu vuoi la prima macchina. Io voglio avere un BMW 320 che faccia quello del 320, la macchina elettrica, prendi una Tesla, ti costa 60.000 euro e comunque deve ricaricare alla colonnina supercharger. Sì, chiaro. Quindi diventa esattamente come prendere una macchina termica e andare dal benzinaio. Sì. La paghi tra l'altro 70-80.000 euro e quindi lo fai per un discorso, diciamo, così, un discorso di essere ecologico di questo tipo. Però alla fine tu hai una BMW con tutti i costi della BMW. Quindi dice, a oggi con tutte le macchine, tutte le case produttrici che hanno una utilitaria piccola come questa, a oggi tutto ciò che è la macchina elettrica ha molto più scopo, molto più efficacia. Ha molto più efficacia. In realtà quello che dico sempre è che questa Dacia ha uno qualcosa in più. Perché? Perché è spartana. Perché pesa 950 kg, mentre l'equivalente sorella Twingo ne pesa 1250. Chiaro. Corrado sono 300 kg. Sono tantissimi, cavolo. 300 da portare in giro sono kilowatt che ti fai. Noi che siamo ciclisti lo sappiamo bene cosa vuol dire portare 30 kg più in salita. Quanti? Quindi, un chilo in più in salita. In questo caso sono 300, son 300 kg, 300 kg. Quindi comunque i watt in più devi metterli. In più ha un prezzo questo superiore. Qua paghi naturalmente la spartanità, hai visto bene che dietro non so, non c'è la luce del bagagliaio, la lamiera è sottile, però in realtà lo recuperi come uso. Alla fine i compromessi che ci sono, le viste con Elisa, sì, il tergicristallo fa un po' cagare, ci sono però una macchina anche meno spartana oggi consuma leggermente di più, ma ha la stessa utilità, le stesse performance.
Sì, è che è spartana proprio perché gli ingegneri della Dacia hanno deciso di rimanere all'interno dei 20.000 euro, commercializzazione a 20.000 euro. Quello ti deve consentire, lo fai se hai un progetto dove qualcosa devi togliere, in particolare comunque il peso. Però tu, loro sono stati così intelligenti da togliere il peso solo dove serviva. E quindi questo gli dà un sacco anche di vantaggi, meno costi ma anche effettivamente meno costi di gestione. E alla fine funziona con una macchina normale. Però andare in giro già che non senti il motore, come ben sentiamo, adesso non so se si riesce a sentire bene, non si sente il motore che gira, non si sente tutto quel frastuono. Su una macchina poi di questa tipologia qua spartana di solito si c'è sente molto più rumore, certo. Diciamo che sopra i 100 all'ora, quello che abbiamo visto, si sentono tanti frusci dell'aria. Sentono i frusci, ma dovuti alla Dacia, cioè alla spartanità, esatto, della macchina. Esatto. Quello... adesso facciamo una salita al 20, 18, poi dove sembra 16-18, guardate come va. E non mi sembra che neanche la stai tirando, stai solo salendo in tranquillità. Salendo bene, non al massimo. Beh, difficile. Poi con la storia, punto difficile, però già una figata che io non devo cambiare, quindi già mia nonna, ma anch'io in alcuni casi che non devo cambiare, sono già contento. Quindi siamo... Sofia potrebbe guidarla. Sofia potrebbe guidarla, assolutamente sì. Quindi è un concetto diverso di macchina che in realtà ha il suo perché, e ripeto, all'interno di paletti ben precisi. Sì, devi sapere bene le tue esigenze. E un po' devi accontentarti, un po' ti accontenti, perché ci sono anche quelli schizzinosi che dicono però non ha questo, non ha questo. Comunque ha il dotatore di sicurezza, ce li ha tutti, ha anche la frenata d'emergenza con radar, già di serie. È chiaro che è un po' macchina anni 80, è un po' macchina moderna, quindi è una roba di questo tipo. In realtà non è tutto un altro concetto, qui è proprio tutto un concetto culturale che deve essere differente. Esatto. Non deve avere lo stesso approccio, deve avere un approccio di completamente differente. Cioè, poi guidarla, adesso vedi, è pazzesco perché ti fermi. Sì, è come i start e stop che ci sono adesso sulle macchine, anzi no, però non senti. Ma neanche, perché non senti scattare, non senti nulla. Cioè, poi un'altra cosa corretta, il motore non vibra, ed è una cosa pazzesca. Il motore non vibra, è vero, hai ragione. Non vibra, cioè voi il motore sentite il rumore, però se ben insonorizzato, ma sentite la vibrazione del motore, qua non c'è, perché non ci sono parti alternative che ruotano, non c'è un pistone che va su e giù, non vibra, non può vibrare. Non ci vogliono, non so, masse controrotanti per le forze di inerzia del primo, sì, secondo ordine. È un magnete che gira, però non fa tutto questo. No, ma gira potenza e basta. Meccanica. Sì, è una roba che gira. Non c'è vibrazione, non esiste la vibrazione. Il motore, infatti, potrebbe essere tranquillamente, non so se lo è, vincolato rigidamente al telaio. Perché non... Domanda dell'uomo della strada. Non facendo rumore, cioè io sento un po' di rumori del motore, sì. E qui come se fosse una cosa tipo, giusto? Qui sentite il rumore della meccanica. Qui il rumore della meccanica. Ma da ciò che presso aggiunge dei rumori dovuti a l'aria che entra in qualche flusso per fare rumori apposta per farsi sentire arrivare? No, c'è un altoparlante. C'è proprio un altoparlante. Tu potresti mettere il motore di un V8 se vuoi. Quel rumore che senti, quello che noi lo chiamiamo la pista di rollaggio di Malpensa, perché sembra un'aereo che sta per partire. In realtà è un altoparlante. Ah, non so. È vicino al faro, da quello che ho capito, sotto il faro. Sì, perché non avrebbe neanche senso, perché in realtà la mia formazione è abbastanza stupida, perché se qui vado a migliorare le prestazioni, è inutile che faccio un flusso d'aria che mi emette rumore, certo, che mi diminuisce le prestazioni. Conviene avere un altoparlante che mi consuma pochissima elettricità, esatto, in realtà, ma è molto più efficace. Tanto è tutto elettrico, quindi usi l'energia elettrica. Fammi vedere, quindi noi poi abbiamo il cruscotto. Questi sono i kilowatt, è differente, guarda. E quindi, beh, sempre benzina è, cioè sempre il livello dell'elettricità barra consumo ce l'abbiamo. Però sempre, nel digitale vedi l'autonomia, i kilowatt che sto usando, vedete adesso accelero, 26-28 okay, kilowatt, sono in eco. Un po' come, vabbè, sotto quell'aspetto. Guarda, sono in eco, se tolgo l'eco, fai vedere, adesso do un'accelerata, guardate, sentite la differenza? Sì, si sente completamente.
36. E comunque non è male. Mia suocera diceva: no, no, voi volete farmi comprare la macchina elettrica che poi non mi portate più in giro, saranno quelle scatoline assurde. Ma no, è una macchina vera. Siamo andati in concessionaria, l'abbiamo portata forzandola perché non voleva venire. La vista fa: ah no, ma è bella. Infatti anche l'estetica, di fare così, sono stati veramente furbi quelli della Dacia. In generale sono stati furbi. Poi l'estetica è soggettiva. Però qui, qui la furbizia è: sembra un SUV, ma non lo è. Sembra un SUV. Anche la Panda abbiamo visto che più o meno ha le stesse dimensioni. La Panda sì, ha le stesse dimensioni. Però la Panda è la Panda, cioè un po' ricalca un po' l'idea della vecchia Panda, perché è squadrata, c'è il fari in un certo modo. Questa invece sembra una Sandero, ma se tu la confronti con la Sandero è più piccola di un terzo, quindi in realtà è una cittadina. E il concetto di anche di andare incontro ai gusti del pubblico ormai purtroppo, dico purtroppo, consolidato. Beh, poi la rivoluzione non è tanto la struttura, l'eleganza, qualcosa. Il concetto è che si passa dall'elettrico, cioè si passa dal motore tradizionale, come dicevi te, termico, che è una parola che ho conosciuto oggi, a elettrico, quello è proprio la concezione differente. Però rimanendo, hai sentito che le sospensioni non sono eccellenti, anche lì un po' hanno risparmiato. Fa quello che deve fare. L'unica cosa in cui mi sono trovato un po' male sono i pneumatici, che effettivamente sono proprio economici. Tanto comunque noi passeremo alla 4 stagioni e va bene, le 4 stagioni, quello che sa. Proprio il resto devo dire che fa il suo dovere. È la macchina dei miei sogni, perché è una macchina con cui vuoi andare a farti un giro così, non ci pensi due volte, tanto consuma talmente poco. Poi magari trovi anche la colonnina al supermercato per ricaricare appena appena gratuito, tanto al supermercato ci devi andare. A proposito della macchina dei due sogni, la mia macchina dei miei sogni è stata la Panda 4x4, che finalmente a 40 anni me la sono comprata. Pensa te, cioè che io volevo la Ferrari, io volevo la Panda 4x4. Siamo un po' strani tutte e due. La Panda 4x4. Perché il peso maggiore in realtà sono le batterie. Quindi se tu la guidi, assomiglia un po', pochettino, alla macchina a trazione posteriore, perché tutto il peso dietro, ci sono 300 kg qua sotto, qua, proprio qua sotto. Quindi è molto, tra l'altro è molto, il baricentro è molto basso, perché la meccanica che pesa di più è la batteria, e la batteria la metti nel punto più basso, non è come sulla macchina normale, che il motore comunque è alto, arriva fino al cofano ed è uno dei pesi maggiori il motore. Dai. Abbiamo finito la batteria della GoPro, a proposito delle batterie, quindi ci vediamo al prossimo video, grazie Corrado. Ma non possiamo attaccare la GoPro alla batteria sotto, già no, che ci siamo? Se vuoi si può attaccare qua. Assolutamente. Anzi, prova ad attaccarla, perché probabilmente attacca... Beh, però la GoPro non si ricarica mentre è accesa, giusto? Ma è perché mi non sembra... si ricarica mentre è accesa? No, mai capito perché. E anche questa cosa non l'ho capito, non esco. Ma porca miseria. Vabbè, dai, salutiamo. Maledetti pezzi elettrici, elettronici. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao, grazie Corrado.